In tempi di Jobs Act, di piano a garanzia giovani, cresce l'attesa per i provvedimenti del governo e ci si chiede come stia per cambiare il mondo del lavoro. Se ne è parlato diffusamente a Before le idee della scuola che cambia, la manifestazione svoltasi alla Fiera del Levante di Bari il 27 e 28 marzo. In questo servizio, stralci dell'intervento dell'assessore regionale al diritto allo studio e alla formazione professionale Alba Sasso. Il contratto di apprendistato è un contratto che esiste in Italia da molto tempo, che è un contratto favorevole alle aziende perché pagano meno tasse, perché c'è una parte formativa, apprendistato, che si svolge sia apprendimento sul lavoro, sia apprendimento all'esterno. In questa proposta che viene dal governo, dal ministro Poletti, scompare la formazione e corriamo il rischio di andare incontro a un'infrazione della comunità europea. Seconda questione, è stato tolto anche il vincolo per l'azienda di assumere a tempo indeterminato, quindi che significa? L'azienda prende un gruppo di apprendisti, ha il beneficio, poi dopo 3 anni fuori quelli e avanti gli altri, ed è una precarizzazione estrema. La cosa che, di cui si sta parlando in questo periodo è la garanzia giovani. La garanzia giovani ha una raccomandazione europea, come diceva il preside Guida, che dice ci sono troppi giovani oggi e cominciano a essercene anche in Europa, non solo nel sud Italia, che non studiano, non lavorano, non si iscrivono alle liste di collocamento, sono semplicemente degli scomparsi, l'acronimo è INIT. In Puglia ha fatto uno screening in tutta l'Italia, ce ne sono 180.000. La leva che noi possiamo utilizzare è quella dei tirocini formativi ed è quella dell'apprendistato. Lavori a tempo che però permettono un ingresso comunque nel mondo del lavoro. Noi lavoreremo molto sui tirocini, piccole imprese artigiane che hanno bisogno di informatizzare il loro ciclo produttivo, che poi magari è anche molto limitato, oppure in un istituto come il Marco Polo che si occupa di audiovisivo eccetera, chiederemo a giornali, televisioni di accogliere, perché il tirocinio formativo lo si propone, però ci deve essere l'impresa o l'azienda che ti accoglie. Cioè fare dei tirocini formativi mirati in modo che, per esempio, magari la piccola impresa artigiana capisce che ha la necessità di tenersi questa persona che gli ha fatto l'informatizzazione del sistema, e allora questo può, il tirocinio si può trasformare in occupazione un po' più stabile. Agiremo su queste due leve, che le due leve che prevede la garanzia giovani. La garanzia giovani non prevede che tu fai il click e un domani una persona ti dà il posto di lavoro. Cioè su questo dobbiamo essere chiari, perché dobbiamo lavorare insieme per utilizzare questa opportunità per fare il meglio possibile nel vostro interesse, ma senza illudere o imbrogliare nessuno. Grazie.